Su tram, autobus e metropolitane sarà obbligatorio indossare guanti e mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Si sta valutando anche di limitare la disponibilità dei biglietti e di differenziare la tariffa per scoraggiare l'acquisto in massa negli orari di punta. Sono solo alcune delle indicazioni sulle quali sta lavorando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella bozza del decreto con le norme per il trasporto e per i comportamenti dei viaggiatori. Un tema cruciale se si pensa che sono 700.000 lavoratori che con la fase 2 potrebbero tornare a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Per i treni la prenotazione dei posti dovrà garantire la distanza di almeno un metro, mentre dovrà essere prevista una netta separazione nelle stazioni delle porte di entrata e uscita. Nei grandi hub ferroviari è raccomandata la misurazione della temperatura e dovranno essere previsti percorsi a senso unico, in modo da separare i flussi di entrata e uscita. Per gli autobus e la metropolitana dovrà essere assicurata l'igienizzazione dei mezzi su base quotidiana e la sanificazione periodica dei veicoli ed è prevista l'installazione di dispenser di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. L'acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzata, mentre le porte di accesso andranno anche qui differenziate per salita e discesa. Per tutelare l'autista sarà inibito spesso l'uso della porta anteriore. L'uso dei posti a sedere andrà disciplinato garantendo il distanziamento anche con l'utilizzo di una chiara segnaletica. Conducente e personale di controllo dovranno avere le mascherine, i secondi anche i guanti.